siamo nella Basilica di San Domenico e più in particolare nella Cappella di San Domenico, alle nostre spalle l'arca in cui riposano le spoglie mortali del fondatore dell'Ordine dei Predicatori. Con padre Gianni Festa, postulatore dell'Ordine per le cause di canonizzazione, vorremmo approfondire qualche aspetto della santità di San Domenico. Padre, come potremmo riassumere la santità di San Domenico? Ma il luogo nel quale ci troviamo è un luogo unico e direi anche importante come punto di partenza per parlare o comunque per illustrare la santità del nostro padre, del nostro fondatore, perché in questa cappella meravigliosa, appunto come diceva lei, partendo da questo sarcofago, da quello che lei ha chiamato l'arca, perché proprio il sarcofago che contiene i resti mortali di San Domenico, in alcune delle sue formelle, illustrano questa santità. È una santità che potremmo definire essere una santità eminentemente apostolica. San Domenico venne definito, insomma, no, nelle prime fonti dell'ordine come il vir apostolicus, l'uomo apostolico. Ed è interessante che questa immagine, insomma, questo profilo di San Domenico come apostolo e quindi come annunciatore del Vangelo sia stato reso con grande maestria artistica ed anche espressiva da Niccolò Pisano, che è l'autore del sarcofago nel quale appunto sono contenuti i resti mortali, e in alcune di queste formelle, quelle che danno appunto dalla parte della cappella e le due laterali, l'artista, dietro suggerimento probabilmente della comunità o del priore, ha voluto definire con quattro episodi questa santità. E guardando queste formelle emerge il ritratto di Domenico, come dicevano i medievali, Domenico come alter Christus, come il secondo Cristo. In verità questa espressione, questa definizione o denominazione è stata spesso suggerita e applicata alla figura di San Francesco. Anche Dante lo ricorda, no, nel Paradiso, e quando Tommaso, appunto San Tommaso, fa l'elogio di San Francesco, definisce San Francesco come un secondo Gesù Cristo. Ma mentre la figura di San Francesco replica, no, l'identità di Cristo nella povertà e nel mistero della sua passione, riceve le stigmate, no? Ecco, a segno di questo ultimo sigillo, lo definisce Dante, questa immagine, ecco, cristomimetica, diciamo, di San Domenico non ha tanto a che fare con la povertà, ecco, e con la appunto con il mistero della passione, ma piuttosto con l'immagine di Cristo come sacerdote. Ecco perché allora San Domenico è un secondo Cristo e la sua santità è una santità apostolica che si manifesta secondo, diciamo, queste formelle, no, che sono state scolpite da Niccolò Pisano in ben quattro scene fondamentali della vita di Cristo. Qui davanti possiamo vedere prima di tutto un miracolo che San Domenico alla mia destra, un miracolo che San Domenico fa a Roma, riportando in vita il nipote di un cardinale, il cardinale Orsini, che era morto, e si vede appunto San Domenico che prega e poi riporta in vita il giovane che era caduto da cavallo. Questo miracolo di San Domenico manifesta e dice un aspetto della sua santità che è appunto di tipo cristomimetica, perché replica il miracolo della resurrezione di Lazzaro. Quindi nell'altra invece, nell'altra formella, si vede, ecco, San Domenico con un libro in mano, e questo è un racconta questa formella
la scena di un riporta, la scena di un miracolo fatto nel sud della Francia, ovvero una disputa fra gli eretici che sono rappresentati sulla destra della formella, tutti con il naso storto, e al centro c'è il rogo di fuoco e poi un libro, quello è il libro del Vangelo. È una ordalia, una disputa, San Domenico mette il Vangelo e gli eretici i loro scritti. Naturalmente il Vangelo si salva e gli scritti degli eretici vanno bruciati. Ma a quale episodio o a quale attitudine della vita di Cristo rimanda questa formella? Beh, è il Cristo che disputa, è il Cristo che disputa con i farisei, con i sommi sacerdoti, che insegna la verità del Padre, e quindi è l'annuncio della verità nel contraddittorio, no? Affermare la verità della rivelazione contro chi, diciamo, non l'accetta. Ecco, quindi queste sono le due formelle. Poi, ai lati, si potrà vedere da una parte il cosiddetto mandato apostolico, cioè è un episodio appunto della vita di San Domenico accaduto a Roma, quando i santi Pietro e Paolo gli appaiono e gli danno il comando di va e predica, San Paolo con il libro delle lettere e San Pietro con il bastone. Quindi anche in questo caso è l'immagine del Cristo che attraversa, no, le vie della Giudea, della Samaria, della Galilea per predicare il Vangelo, e così Domenico farà a piedi con i suoi discepoli, con i suoi frati. Invece nella formella qui di destra c'è il miracolo, un miracolo accaduto qui a Bologna, non qui a San Domenico, ma a Santa Maria della Mascarella, che era il primo, diciamo, luogo nel quale i domenicani abitarono per alcuni mesi quando vennero qui a Bologna nel 1218, che racconta il miracolo dei pani, ovvero un giorno la comunità, questa piccola comunità, insomma, si trovava a un certo punto senza vitto, senza pani. Domenico pregò e apparvero due angeli, ecco, che distribuirono questo pane miracoloso a Domenico e ai frati. Questa immagine di Domenico che prega e dona il pane ai suoi fratelli rimanda naturalmente al Cristo come sommo sacerdote, al Cristo Eucarestia. Quindi questi quattro aspetti, no, la resurrezione di Lazzaro, il mandato apostolico, la disputa, ecco, a difesa della verità, e il Cristo Eucaristia, rimandano quindi a un'immagine della santità di Domenico come Domenico alter Christus nel sacerdozio apostolico, docente, quindi un apostolato che insegna e che condivide il pane con i suoi fratelli.